Hai bisogno di crediti? Passa da fifaeasy.com e con il codice malati15 riceverai un 8% di sconto. Ciao a tutti ragazzi e bentornati nel canale di No Malati di Foot, io sono Omega400 e oggi ragazzi, da come potete vedere, siamo in un nuovo squad builder e ragazzi, è sempre quel modulo che avevo proposto un po' di tempo fa, era il 5-3-2. Anche oggi è 5-3-2 ragazzi, la squadra è bene o male è sempre la stessa solo che un po' rivoluzionata. Allora, mi pare che in porta avevo messo Handanovic e oggi, diciamo mi pare, l'avevo messo. Comunque oggi in porta troviamo Handanovic. Ottimo portiere, buggatissimo ragazzi. Più che buggato comunque alla fine è forte di suo ragazzi, le statistiche diciamo fanno parlare. Poi ragazzi, in difesa abbiamo la muraglia cinese dove troviamo Miranda e mi pare che la volta scorsa abbiamo Chiellini. E vabbè, comunque ragazzi, Miraglia, diciamo che oggi non, in questo squad builder non ho voluto spendere troppo e quindi ho comprato comunque Miranda che comunque è fortissimo. E vabbè, 76 di velocità e un 86 di difesa. Poi ho messo Barzagli e vabbè ragazzi, lui ce l'avevo come primo proprietario, l'ho voluto mettere per non spendere tanto, ma comunque 88 di difesa e 75 di velocità. E poi c'è Manolas ragazzi, Manolas che è quello che diciamo mi mette più sicurezza dei tre difensori centrali. Con lui sono abituato a giocare, l'ho provato tantissime volte e vabbè, è fortissimo anche lui ragazzi. Come ale, diciamo, come Ada o Asa, troviamo Bruno Perez, che l'altra volta l'avevo messo, però era 79, questa volta è upgradato a 80, l'ho pagato 1100 e anche lui ragazzi è il mio giocatore a cui mi ispiro, quindi l'ho voluto mettere a prescindere anche se comunque c'erano terzini migliori. E dall'altra parte abbiamo Lucas Digne ragazzi. Allora, Lucas Digne l'ho voluto mettere perché Asa c'era Molinaro, però Molinaro ragazzi diciamo che non è il migliore dei difensori che ci sono in quel ruolo, quindi ho voluto prendere Digne TS, lo potete anche mettere Asa, però è inutile spendere crediti ragazzi, ha comunque intesa 9 e ciò vuol dire ragazzi che comunque non vi creerà tanti problemi questo TS al posto di Asa. E niente ragazzi, io vi consiglio Digne tranquillamente. Poi come centrocampisti troviamo Nainggolan ragazzi, Raja ha fatto 4 partite, un gol. Poi troviamo Borja Valero, una partita, 0 gol. E dall'altra parte troviamo Guarin, 52 partite, 9 gol ragazzi. Vabbè comunque Guarin ce l'ho da inizio FIFA, non l'ho mai cambiato perché è fortissimo, un giocatore completo. E niente ragazzi, mi dispiace anche che purtroppo non è più nel nostro campionato. Comunque ragazzi, io ho seguito sempre la mia teoria, ovvero mettere due gladiatori e diciamo, un giocatore buono con i piedi, ecco. In questo caso è Borja Valero, io la volta scorsa ho messo Pjanic, quest'anno ho voluto sbagliare, sì quest'anno, questa volta ho voluto un po' sbagliare perché se no vi avrei riproposto sempre la stessa squadra, ecco. E in attacco ragazzi c'è un po' la rivoluzione, ecco. Allora, qui in attacco troviamo a sinistra Niang, che però è oro, mentre l'altra volta era bronzo. Sì, vabbè, raga, ma qual è bronzo? Era argento. E dall'altra parte, ragazzi, troviamo il Divino. Il Divino mi ha fatto 2 partite, 6 gol. Un mostro, ragazzi, cioè un mostro. 82 di velocità e 89 di tiro. Mi pare che sul nostro canale No Malati di Foot abbiamo fatto anche la review. Vi invito ad andarla a vedere ragazzi perché l'ho pagato comunque 72.000 crediti. Però per me da queste prime partite ragazzi, 2 partite, 6 gol è un mostro, cioè ragazzi è qualcosa di incredibile. Quel 75 di fisico lo davano per me anche nel gioco di dimostrare almeno 80 perché ragazzi è infermabile. E niente ragazzi, io questa squadra ve la consiglio, avevo messo anche Insigne COC qui al posto di Borja Valero, però comunque faceva 8 di intesa, infatti qui se vedete eccolo lì, 8 di intesa, però comunque niente ragazzi, vi consiglio comunque Borja Valero. Se Higuain è stanco mettete Bakuoku o viceversa mettete al posto di Niang, però vabbè ragazzi come prima scelta c'è Higuain. E niente ragazzi, io vi lascio le clip, spero che questa squadra vi sia piaciuta, io ve la consiglio come vi consiglio quell'altra. Vi lascerò in descrizione lo scorso episodio sempre di questa squadra 5-3-2. E niente ragazzi, iscrivetevi al canale di No Malati di Foot, passate dal mio canale Omega 400 e beh.